sono qui perché io considero umanamente una porcheria lasciar morire delle persone in mezzo al Mediterraneo, riconsegnarle a bande di assassini che sono i libici, con tutti che vedono quello che succede, vedono le condizioni delle persone, fanno finta di niente. Personalmente mi sento in colpa per il fatto che, essendo italiano fino all'altro ieri, ero parte di una nazione che le persone le andava a soccorrere, non solo con l'ONG, anche con la Marina, con un esercito che aveva comunque, di fronte a un'Europa che se ne fregava, aveva comunque ancora una qualche, anzi un grande tratto di cultura che ha come fondamento delle radici cristiane. Adesso invece sono considerati meritevoli quelli che lasciano annegare le persone e che li riportano in Libia. Siccome la Libia sapete benissimo, bastano le foto su internet, no? È una prigione a cielo aperto, piena di una parte di assassini che consideriamo nostri interlocutori, considero una porcheria in questo momento dare un assenso a tutto questo. Così come considero assolutamente necessario di fronte a questo un'azione di obiezione di coscienza in ogni situazione in cui viene oppresso un povero, in cui viene oppressa quella parte della società che sta peggio. Considero, diciamo, dei cattivi maestri, per non dire delle figure perverse, quelli che invitano a fare il contrario. Tra l'altro, essendo cristiano e cattolico, e anche un po' fondamentalista come cattolico, ritengo che i crocifissi non siano solo parte dell'arredo e che i rosari non servono solo come, diciamo, oggetti di tendenza per portarli in giro e sbandierarli, ma sono le conseguenze di queste cose che devono, altrimenti si tradiscono queste radici, no? Alla faccia di tutto il resto, no? Cioè, cristiani perché lo c'è visto anche nell'arredo urbano, nell'arredo, diciamo, ma perché i rosari servono come portachiavi, ecco, no, non ci credo.